trascorro il mio tempo in questi giorni, anzi in questo tempo? Beh, essendo una giornalista musicale e una conduttrice radiofonica che si occupa principalmente di musica, di cultura, beh, ascolto gli album, i dischi, i vinili, quelli che hanno necessità di un ascolto lento e poi leggo libri, scrivo e sono attiva in un certo senso, non sono in stand-by nell'attesa che ritorni tutta la normalità. Mi auguro che cambi qualcosa in meglio e lo possiamo fare soltanto, a mio avviso, se utilizziamo la creatività e cerchiamo un nuovo modo di vivere già in questi giorni. Cerchiamo di essere sereni, cerchiamo di fare le cose che non facevamo, che la routine giornaliera ci spingeva a mettere sempre da parte. Abbiamo riordinato un po' le nostre mansarde, i nostri scantinati. Cosa abbiamo fatto in famiglia? Io ho due figlie, la mia splendida moglie Sandra. Mi sono dedicato a riprendere un po' i balconcini che abbiamo, li abbiamo pitturati, abbiamo fatto altri lavoretti di casa, come rimettere a posto, diciamo, qualche infisso. Poi ci siamo dedicati al gioco, ci siamo dedicati a fare qualcosa che avevamo proprio dimenticato, lo stare insieme, fare giochi come il Risico, come il Monopoli, giocare a carte. Si era perso tutto questo. Salve a tutti, siamo Lucy e Daniele, due insegnanti. In questo periodo di emergenza, al di là delle nostre attività lavorative quotidiane, dei nostri impegni familiari, stiamo cercando di mantenere le relazioni con i nostri amici della parrocchia e con i fratelli del movimento cattolico di cui facciamo parte, grazie alle videoconferenze e a tutte le piattaforme che internet e la rete, insomma, ci mette a disposizione. Non mancano pertanto il rosario quotidiano con gli amici della parrocchia in videoconferenza e i momenti di catechesi. Cerchiamo anche di trovare strategie per stare vicino alle persone che hanno difficoltà, le persone sole, le persone anziane. Ad esempio, stiamo per istituire un numero a cui le persone che hanno bisogno possono telefonare, e questa cosa è una cosa importantissima. Penso alla mia famiglia che abita al nord, penso a mia madre, come è importante avere intorno una rete di relazioni, relazioni di cura, relazioni di solidarietà. Allora sì, abbraccia ma più forte, perché pochi sanno fuori, si tutto tempo che passa il tempo per, e si rimane non esiste niente più, abbraccia ma stanno, non mi voglia ricordare di tutte le volte che da Gesù nato, che mi scendava ma non stiva a casa.